Città Metropolitana di Torino gestisce numerose aree protette e siti della rete Natura 2000 e uno degli obiettivi delle norme che regolano queste attività è proprio quello di formare ed informare i cittadini e tutti gli attori locali nelle iniziative e nelle possibilità di rapportarsi con la natura. Quindi questa iniziativa a cui seguirà un'altra analoga lunedì prossimo a Bumiana e poi il giorno 17 a Piussasco ha proprio questa finalità. In Regione Piemonte, prima nelle province cuneesi e poi in quelle torinesi, il lupo ormai è presente stabilmente da oltre 25 anni, quindi non si può parlare di una vera emergenza. Certamente la presenza del lupo è molto importante dal punto di vista naturalistico e quindi è un animale protetto, ma nello stesso tempo è un animale al quale non siamo più abituati e quindi i pastori prima di tutti, con l'aiuto della mano pubblica quando si può, devono riadattare il proprio comportamento e le proprie abitudini di lavoro al fatto di dover convivere con una presenza scomoda. In questo incontro illustriamo alcune misure attuate all'interno del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte che sono rivolte agli allevatori, nello specifico agli allevatori di montagna, per dare un concreto aiuto alla difesa diretta e indiretta nei confronti delle predazioni da canidi e in particolar modo appunto dei lupi. Il lupo come tale è un animale che potenzialmente allo stato attuale non rappresenta un pericolo immediato per l'uomo, perché è comunque un animale che è diffidente, ha paura dell'uomo e quindi tende a eludere la presenza dell'uomo, per cui anche in zone di montagna difficilmente non è facile vederlo e comunque tende ad andare via. Il problema che potrebbe sorgere da qui in avanti e che può rappresentare veramente una criticità è il fatto che il lupo, andando ad occupare sempre territori maggiormente antropizzati, si trova a cozzare, diciamo, ad avere a che fare con dei comportamenti dell'uomo. Bisogna assolutamente evitare di alimentare questi animali, bisogna avere cura di non abbandonare sostanze trofiche sul territorio, perché questo è un'attrazione per questo animale e quindi un aumento del rischio.